E il palacrociere così è inaugurato. Ufficialmente entra a far parte della vita della città di Savona e non solo. Per i cambi di sottilissima voce motorica su cui le immagini prendono fuori per dissolversi subito dopo in perfina armonia di luce sospesa. Italiani, nel senso che è un'opera americana, un'opera da Hong Kong, è una cosa incredibile per chi la vede e consiglio di venirla a vedere e soprattutto credo che sia l'esempio concreto da cui dovrebbero altre città liguri e italiane copiare, perché è la prima volta che l'interesse della città si sposa con l'interesse del porto. Savona con questa realizzazione dimostra la chiara volontà di voler andare avanti a passi spediti. Certamente come regione siamo impegnati a far sì che questo progetto si realizzi nel più breve tempo possibile. La giornata di oggi ha un suo rilievo sia per l'inaugurazione del palazzo sia per la presenza di questa bella nave che rappresenta un indotto dal punto di vista turistico e commerciale e credo che dia un'importanza internazionale alla città e al porto di Savona. Sì, è un orgoglio per la Liguria ma anche un orgoglio da quello che sentivamo prima, un orgoglio per l'Italia e non solo per l'Italia, è un sistema nuovo di fare crociera, iniziandola già in questo padiglione di accoglienza che ha un livello di accoglienza splendido con una struttura di grandissimo prestigio e che poi questo sia nella nostra terra ligure, che sia a Savona è un motivo in più di soddisfazione. Significa che la Liguria diventa sempre più luogo di interesse degli investitori, perché i liguri si stanno aprendo e stanno facendo cogliere tutte le potenzialità della nostra terra.